Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di A Caccia col Beppi, una nuovissima serie che vi sta piacendo parecchio. È il secondo episodio e il gioco si chiama The Hunter, Call of the Wild. Mia compagnia, come mio collega cacciatore, c'è Giuseppe. Ciao a tutti. Ecco, ragazzi, Giuseppe detto Beppi è per quello che prende il nome di A Caccia col Beppi. Siamo in questo rifugio che ho appena riscattato per comprare delle munizioni, le ho già comprate, quelle del 243 Remington che abbiamo. Sono gratis. Poi la pistola in 357 costa 220 soldi ogni 10. E invece per il fucile a pompa, il 12, insomma, semiautomatico, costano 530 ogni 10. Ho comprato quelle appunto dell'arma del 243 e poi quella dell'arma a mano della 357 del revolver. Niente, la missione di oggi è andare verso il fiume. Siamo arrivati tanti commenti che magari nel corso della nostra esplorazione leggeremo. Io direi di tagliare in diagonale, cosa dici, Peppi? Sì, Ok, meglio. piazzo un waypoint. 900 metri a piedi non sono pochi. Tagliamo in diagonale. Se troviamo qualche animale, ovviamente cerchiamo di ammazzarlo, giusto? Beh, ovvio. Uno mi pare che abbia scritto: ma via con la caccia, bebe. È un gioco, ragazzi. È un gioco, Madonna, è un gioco. Non li stiamo ammazzando per davvero. Infatti, immagina te se li avessimo ammazzati per davvero. Ma vabbè, sì. Ma a parte che su YouTube veramente a me criticano per robe futili quando trovi dei video in cui sgozzano i maiali. E lo sai benissimo che la pratica di sgozzare un animale è severamente vietata. Non si Sì. può. Bisogna ammazzarlo con la pistola o con lo stordito. Cioè, non puoi far soffrire un animale in quel modo. E niente, direi che stando molto attenti si può camminare. Il gioco ve lo sto portando a 1080p, 60 fps, massima qualità ammesso da YouTube. Però se volete, e me lo dite nei commenti, lo possiamo provare a portare in 2K a 60 fps. Mi rallento un po', Beppi, perché magari, sai, no? Ho visto delle tracce. Vedo delle tracce anche della merda. Le Fresh, palline. attenzione. Noi andiamo verso il nostro punto comunque. Ragazzi, mi è piaciuto anche un commento di uno che ha detto: ah, mi stavo immergendo troppo. Noi ragazzi vogliamo anche portare un'esperienza rilassante, immersiva. Ovvio, chiacchieriamo, però sicuramente non urlerò come faccio con le, ma attenzione che qua solitamente nel campo ci sono sempre tanti tanti animali. Sempre carne fresca. Sì, allora alla fine o si spara in un punto vitale che secondo me è il cuore o il collo, la testa è difficile da prendere con poche skill, oppure si spara e poi si Due. inseguono le tracce. Ma è difficile seguire le tracce perché poi si perdono. L'abbiamo trovato l'altra volta, sai? Per puro caso. Secondo me no. So che c'è una posizione quando si è sdraiati a terra, che intanto è difficile anche sdraiarsi, che se non sbaglio ti fa correre molto forte, scivolare proprio. L'avevo anche visto, ma non mi ricordo. Ah, ecco, Shift Z. Ok, Shift Z ci si abbassa. Come si fa a strisciare velocemente per terra? Però so che c'è. O è una skill. Ah, con spazio. Ah, con spazio? Shift Z. Sì. Volo! Sì, Pepe. Si dà una spinta coi piedi, in sostanza. Sì, praticamente. Si dà lo slancio e poi si alza. Io, carissimo Beppi, sai che Non vedo niente io. vedo visuale libera. O al massimo se ce lo troviamo davanti ci proviamo col 12. Anche se è proprio brutto, però ragazzi, dai, portate pazienza. Mi Nel avete caso detto già mi anche preparo. porta episodi più lunghi, quindi anche se arriviamo a 20 minuti e barra mezz'ora, direi che per questo gioco se lo merita. Ci sta. Oltretutto vi è piaciuta l'idea di portarlo in live con la storia, quindi magari Beppi qualche pomeriggio durante le vacanze ci si può mettere qui. Io sono via per mezzo lavoro alla fine del mese, tra il Natale e il 31, vedremo un po' come fare. Ragazzi, io do sempre una controllata molto veloce, che insomma è un peccato perdere degli animali per arrivare a un punto e basta.
Beppi, hai sotto mano i commenti, magari? Sì, ce li ho proprio qua. Vuoi leggerne qualcuno interessante? Grazie a tutti quelli che ci stanno dando dei consigli. E soprattutto, ragazzi, fatelo. Se avete consigli da darci, veramente li apprezziamo tanto. Perché oltre ad essere in inglese il gioco, che è tutto da tradurre, e qualche parola ovviamente mi sfugge, devo dare un'occhiata, ci aiutate anche. Aspetta, ho trovato le tracce di volpe rossa. Anch'io. Sì, però sono vecchie perché ho trovato della cacca vecchia. Sì, infatti. Comunque, sto dicendo appunto, se avete consigli da darci, ragazzi, fatelo, assolutamente. Beh, sì. Cosa? No, niente, era solo luce. Qua, appunto, sotto mani commenti, ho dato una lettura generale, sono tutti commenti di ringraziamento, bellissima serie. Sono Di contento che vi portarla più piaccia. spesso. Poi se la serie sarà solamente con me e te. Sì, ragazzi. Molti ho visto che hanno fatto. Aspetta. Hanno fatto battute su Ema. Ed effettivamente giocare con Ema a questo gioco, posso dire che sarebbe complicato. Più che altro un gioco dove bisogna Aspetta. avere pazienza. Visto Madonna, qualcosa? sto scambiando i ciocchi di legno per animali. Anch'io. Dove avete comprato il gioco? Abbiamo comprato da Steam, ragazzi. Era anche in offerta. Forse poi in linea generale sono queste le domande. Poi ci hanno anche consigliato in live orari in cui andare a cacciare, quindi il gioco proprio tiene conto di tante, tante cose. Interessante questo, interessante. Sì, Scusate, perché ragazzi. giustamente i predatori escono di notte. Sì. Ma siamo mai arrivati di notte noi giocando? Boh, sì. Mi sa che non lo so, mi sa di no. Che la mattina escono gli animali per mangiare, no? Di notte escono per mangiare i predatori. Sì, Sempre la possibilità di mangiare. e beh, ragazzi, gli animali li addestri col cibo, gli animali li tieni col cibo. Pensano solo al cibo gli animali. E a procreare. Beh, anche il Beppi pensa solo al cibo. Ti No, pareva che scherzo. sta battuta non usciva? Vabbè, dai, scusa. Ti ho dato Ma no. l'altra volta cosa ti ho dato? Del grosso come il Beppi, una roba del genere? Cinghiale. Ti ho dato il cinghiale l'altra volta? Chiarisci? Uno mi ha inviato che ha cacciato un cinghiale, su Instagram, ragazzi. Mandatemi le foto delle vostre cacce, mi raccomando. Aspetta. Visto. Tocchi di legno, Madonna. Cos'è successo? Perché ho sentito? Aspetta. Okay. No, niente, se la combinazione di tasti di Windows ogni tanto sballa. Che ti dice, ah, stai premendo troppe volte quel tasto. Veramente? E non ti salta fuori tipo un suono elettronico di T ogni tanto, tipo quando premi tante volte un maiuscolo così. Ah sì, del tipo vuoi inserire questo tasto come una macro, questa Sì, combinazione di tasti? permanente, qualcosa del genere. Eh sì. Magari un bel orso, sai che episodio click baita? Perché siamo in montagna, quindi è baita, ragazzi, non è bait. E Ma non c'è la neve. vabbè. E poi troviamo un orso, con cosa lo uccidiamo? Col 357, ovvio. Riusciamo. Ah, siamo arrivati al lago. Aspetta. Sì. Però non vedo orme, non vedo un cane. Aspetta. Pensavo Neanch'io. ci fossero delle anatre. Nel mio dialetto si dice nedre. Invece nel tuo? Ma anatre non c'è una traduzione. Deluso. Già. C'è una delusione, beh. Visto qualcosa muoversi nell'acqua. Vabbè, ma la mia The Wild Fishing, capito? Call of the Fishing Lake, Simulator. capito? Non... Dovevo trovare un gioco di pesca, sai, Beppi? Fishing Simulator, tipo quelle robe là. Allora, in questo gioco non si può nuotare, giusto?
No, anzi, muori. E Muori. muori, ti fa ritornare nell'altra sponda. Potrebbe essere un buon metodo per attraversarlo. Dai, scherzo. Ma sì che forse è bassa però l'acqua. No, Ah, perché inizia ad andare in no, acqua, no, poi no. ti impianti, puoi andare pian pianetto. Comunque qua niente, proprio un diludendo sto... Madonna, che diludendo. Io pensavo che fosse in bello infrattato. E qua si può Sì. Vabbè, sorpassare, penso. ma manco qua. Adesso qua vedi che c'è il mostro di Loch Ness, Madonna. Spunta fuori. Adesso proviamo a fare il giro della sponda e al massimo ci mettiamo a seguire qualche traccia. Cosa dici? Quasi quasi conviene. Nella mappa dove Vediamo. siamo? Proviamo a circumnavigarlo, ok? Va bene. Perfetto. Proviamo. Oh! Scappa. Ho Cosa c'è, Peppi? visto un qualcosa che scappava. Ho provato subito. Madonna, Beppi, ma dillo! L'istinto. Vabbè, porca. Guarda No, che tiro fuori il 12, eh. stai buono. C'è stato un pesce, l'hai cupato così. E No, era da quella parte là. sicuramente tutti gli animali del circondario possiamo dirgli addio, Beppi. Bravo. Vediamo se ha lasciato tracce, almeno. Zero proprio. E poi Beppi fa vedere che fucile hai. Lo sai. Ma Questo. perché? Ma è per le anatre quello lì, Beppi. Non ci ammazzi i cervi con quello. Se non vicini. Perché hai una So. munizione spezzata, non hai una munizione a palla singola. Io queste differenze non le so purtroppo, sei tu l'esperto di armi qua. Vabbè. Oh, ma neanche una traccia. Ma Ma niente proprio. Abbiamo scelto l'orario sfigato. vabbè, ma no, cioè, lo possiamo fare noi niente. No. Proviamo ad andare oltre sti alberi. Cioè, guardate i fasci di luce addirittura che passano tra la vegetazione. Figo, figo. E che poi mi sono anche documentato, questo motore grafico è anche conosciuto. Punto di vista di vari giochi. Forse abbiamo preso proprio una zona sfigata, perché cioè, ho preso il lago più sfigato al mondo. Non so cosa dirti. Ma ragazzi, che voi ci giocate nei commenti, scrivetemi se mettersi in una postazione di caccia, in una casetta, e usare i richiami funziona o non funziona? Dovrebbe funzionare, secondo me. Allora, questa direzione dove andiamo? Ok. Proviamo ad andare qua. Mi sembra una buona. Cioè, buona. Mi sembra una buona zona. Decente, insomma, vediamo. Io ti seguo perché non vedo il tuo waypoint. Ma prima lo vedevi? No. Neanche una traccia, oh signori. Zero, l'unica era quella vecchia della volta. Aspetta, aspetta. Là c'è qualcosa. Questa Forse. è una zona dove ci potrebbero essere. Calma. Pazienza. Lo sai che giocare a questo gioco, almeno nella ricerca, mi rilassa abbastanza, non so te. Anche a me. C'è proprio tranquillo così È via. una Aspetta. strada quella là. No. Spend skill point to unlock new hunting abilities. Lo so,
skill point li hai abbastanza, noi ammazziamo poco. Niente, troviamo solo È un terreno che tronchi. Neanche non mi piace. Tronchi, cioè, l'abbiamo a me. trovato per culo l'altra volta. Era da solo anche. L'ha perso il poverino. Eccola, l'ho visto anch'io. È la volpe? Forse No, perché ce l'ho tracciato? è un animaletto Sì, piccolo. è la Sì, volpe. Red Fox. Vediamo, proviamo. Provassimo degli esperimenti. Sì, almeno per capire. Che traccia stiamo? Ragazzi, sarebbe una bella. C'è un escremento qua avanti, eh? Così capiamo subito se. Ecco, là davanti. Sento un rumore a destra. Lo so, ma. Very old, niente. Niente. Niente, Sento un rumore. niente. E anch'io, però non l'ho tracciato. Tipo di cervo, ecco da quella direzione che stai andando te. Sì, l'ho visto con la coda dell'occhio. Vediamo. Qua ci dovrebbe essere un'altana, mi sembra quella lì. Vai piano, vai piano. Magari Sì, sto riusciamo andando piano. a vedere se c'è qualche cervo. È un campo. Sì. Secondo me qualche Sento cervo c'è, sai? Però ne deve rumori. fortuna. È per quello che te lo dico, li ho sentiti anch'io. Ah, è una casetta da costruire, io non ho i soldi però. Un'occhiata. Nel campo niente. No, anche io non vedo niente nel campo. Ah, si può procedere, sai? Dici? Sì. Speriamo di trovare qualche traccia più avanti. Ehi, io Oh. l'ho troccato, eh. Ehi, è lì, Sì, ho no, visto. Man. C'è aspetta, ancora là? No, aspetta che forse si vede, non sparargli, no. lo seguiamo, secondo me C'è si uno. riesce, C'è uno dall'altra parte della strada. aspetta, dove dall'altra parte della strada, Sta camminando. dove lo vedi, Vado. dove lo vedi? Verso nord. Ah, ok. Ce l'ho sotto tiro. Io prima sparo Prova. insieme. Va bene? 3, 2, 1, via. Cavolo. Che scappa. Aspetta. No, non sparagli ancora, non sparagli ancora. Secondo me l'abbiamo preso. Va a Boh, controllare da qui, proviamo, va a vediamo. controllare. Segui le tracce, Sam. Io sono convinto di averlo preso nel petto. Ma anche secondo me, l'ho preso proprio di fronte Madonna, io. c'è lei. Sì, c'è del sangue, l'abbiamo colpito per forza. Seguilo. Anch'io vedo sangue. No, organ seat. Very low. L'abbiamo smirato veramente. Very low. Non penso sia andato così lontano, cazzo. Verso sud-ovest ho sentito un animale. Qua ci sono le tracce di sangue, secondo me lo troviamo morto più avanti. Cioè, perlomeno è ferito, riusciamo ad abbatterlo. Aspetta, aspetta. Va piano. È morto, eccolo. Sì, eccolo. Aspetta, qua c'è una foto. Cos'è? Un dino? Un Dovrebbe po' ignorante alle essere. cose.
Mettiti lì, Beppi, che facciamo una foto. Ricordo. Aspetta. No, non confermarmi. No, non posso fare la foto. Cavolo. Mi ha premuto un tasto che non volevo. No, non sono riuscito a fare la foto. È scomparso anche. Io direi dai che si può fare un'altra caccettina, cosa dici? Va bene. Ho sentito del rumore verso questa direzione. Proviamo a seguire le orme. Qua. Mi sembra una bella zona. Certo che, sai, abbiamo sparato. Una cacca. Old. Meglio cambiare zona, sai. Meglio cambiare zona, cosa dici? Qua c'è dell'erba mangiata. Ho visto, però sai che nella mappa. E siamo fuori dalla zona di morte. Sai che vengono segnate, no? Sì. Proviamo, andiamo da qualche altra parte. Andiamo di qua, dai, proviamo. Volevo fare la foto per la copertina, uffa. Devo ricordarmi di stare lontano. Adesso andiamo avanti ancora qualche minuto, al massimo ragazzi ci salutiamo. Brutto segno, nessuna orma. Aspetta. Che cavolo è? Ah, un cespuglio. Orma. Oh, finalmente. Che vanno verso di qua. Correva, però. Quindi forse è uno spaventato. Volpe ancora. Il verso. Qua stava trottando. Ci sarà qualche animale che avevamo spaventato prima. Sì, però siamo molto lontani da dove abbiamo cacciato prima, sai? Non lo so, però potrebbe anche essere. Qua c'è una cacca. Fresh. Aspetta. Ehi, lo vedo. Provo a fare il tiro io da qua. Vai. Anch'io ce l'ho. No, aspetta, aspetta, aspetta. Respiro, un attimo. Da non c'è fretta. Ce l'ho anch'io in tiro. Vado.